Oggi ti presento l'autoresponder perfetto per iniziare col tuo business online, perché ha un piano gratuito completissimo, il più completo che abbia mai visto finora. Sicuramente meglio di MailChimp, che tutti vogliono usare. E non è solo buono per il suo piano gratuito, ma anche per i piani a pagamento che poi ti permettono di accompagnarti in un business che cresce. Si chiama MailerLite. Tra poco lo vedremo, intanto ti do il benvenuto in questo nuovo video. Io sono Alberto Cabasvidani di italianindi.com. Ti parlo di autoresponder e di lista email, perché la lista email è il cuore pulsante del business online. Non ti vado a rispiegare perché, te l'ho spiegato in tanti video, ti metterò il link alla playlist qui nella descrizione del video. Ti metterò anche il link al tutorial completo che abbiamo fatto con Andrea Ciraulo su MailChimp, e così potrai, se vuoi, vedere con i tuoi occhi quali sono i limiti del piano gratuito. Ma te li evidenzierò in questo video tra un attimo. Ti parlo quindi di MailerLite e ti ricordo che questo video sarà abbastanza lungo, trovi l'indice nella descrizione o cliccando sulla barra di avanzamento qui sotto, e puoi saltare ai punti che ti interessano di più. Allora, ti condivido subito lo schermo perché è la parte più bella di questo video, e ti faccio vedere quello che è il prezzo di MailerLite. Se tu hai meno di 1000 iscritti, entro i 1000 iscritti, hai un piano gratuito che ha delle limitazioni abbastanza insignificanti, ovvero non hai il supporto con la live chat, devi mostrare il logo di MailerLite, non puoi modificare l'HTML dell'email, non puoi usare i template per le newsletter, ma questo non ti impedisce di creare una newsletter e ricopiarla semplicemente, e non puoi usare il tuo custom domain, non puoi usare i pop-up, ma sono incluse delle cose incredibili. Sono incluse le landing page, sono inclusi i form, sono incluse anche le automazioni, e la vedrai tra un attimo. E questo tutto con il piano gratuito. La cosa interessante è che se tu, mettiamo i soldi, i prezzi in euro, vai ad un piano annuale, che non ti conviene mai prendere il piano mensile con l'autoresponder perché lo userai per sempre, ti becchi uno sconto del 30% e hai dei prezzi ridicoli, nel senso che per esempio con 5.000 iscritti, e puoi già fare abbastanza danni se hai 5.000 iscritti, ti costa 218 euro all'anno. 218 euro non è niente per le funzionalità che vedrai tra un attimo. E perché ho fatto il confronto con MailChimp? Perché tutti vogliono usare MailChimp, perché MailChimp ha il piano per sempre gratuito. Ha il limite di 2000 contatti, quindi sembra meglio di quello di MailerLite, ma non include i journey. Quelli che MailChimp chiama journey sono le automazioni, non sono inclusi. E lo spieghiamo, lo mostriamo bene nel tutorial con Andrea Ciraulo, ma non c'è niente da vedere. Semplicemente i journey, le automazioni non sono incluse nel piano gratuito, e le automazioni ti servono da subito se hai un business online. Allora, per quello ti consiglio di cominciare da MailerLite. A questo punto andiamo a vedere com'è questo MailerLite e partiamo da come si importano gli iscritti. La prima cosa, se tu hai già una lista, se hai dei contatti dentro Gmail, in qualsiasi modo hai raccolto i contatti, tu vuoi importarli. Quindi vai sulla tua scheda subscribers. Questo è un account di test che ho creato da zero, e quindi è vuoto, non c'è niente, è quello che vedresti appena iscritto, ed è un piano gratuito. I primi 30 giorni hai delle cose gratuite in più, premium, ma comunque non le useremo qui, quindi sarà esattamente quello che puoi fare con il piano gratuito. Allora clicchi su add subscribers, e qui puoi trascinare un CSV o un file di testo con i contatti che hai esportato eventualmente dal tuo sistema, oppure puoi incollarli, oppure puoi aggiungerne uno alla volta, o importarli direttamente da MailChimp, perché MailChimp permette questa integrazione. Quindi se stai usando MailChimp, il passaggio dei contatti sarà indolore. Io ho generato una serie di indirizzi email da randomlists.com, un sito che ho appena scoperto, ce ne sono a migliaia che ti permettono di creare gli indirizzi, e questo addirittura mi permette, se voglio, di creare anche i nomi, vedi? Però lasciamo stare, perché mi fa solo i nomi separati dagli indirizzi email, e vado a incollare gli indirizzi email qui, vedi? Clicco su import, e a quel punto lui mi chiede come vuoi far combaciare le colonne. Se avessi usato più di una colonna, per esempio anche i nomi, avrei più di uno di questi riquadri. Chiaramente qui ho solo le email, le faccio combinare con le email, però altrimenti potrei avere nomi, cognomi, eccetera. Allora io importo
i nomi qui e voglio distinguerli dagli altri eventuali contatti che prenderò dopo, cioè voglio essere sicuro di dare un'etichetta speciale a quelli che importo e quindi creo un gruppo di nome import. Ecco, vedi? A questo punto tutti questi contatti sono nel gruppo import. Tra un attimo ti spiego di cosa si tratta, di cosa indico con i gruppi. Clicco su finish e a questo punto importo questi primi contatti. Questo se hai già, hai già dei contatti da qualche parte. L'importazione prende qualche minuto e a seconda di quanti contatti stai importando ovviamente, ma per un cliente ho importato 4.000 quasi contatti e sono voluti veramente 5 minuti, ma forse di meno. E a quel punto nella lista dei tuoi subscriber trovi questi contatti che sono attivi vuol dire che puoi già mandargli delle email. Se io clicco su un contatto qualsiasi, mi ritrovo che è dentro il gruppo import. Questo è per l'importazione dei contatti. Dei gruppi ti parlo tra un attimo. Nella scheda subscriber posso anche creare segmenti, gruppi, i campi e posso anche pulire i contatti inattivi, che in questo caso non potrò farlo perché questi contatti sono dentro da troppo poco tempo. Per quanto riguarda i segmenti, a cosa servono? I segmenti sono delle ricerche salvate. Hai presente quando vai su Subito e crei una ricerca per un prodotto dentro una categoria in una certa zona d'Italia e sotto un certo prezzo? Ecco, quando salvi la ricerca salvata è la stessa cosa che salvare un segmento. Questo crea un segmento di test e vedrai che semplicemente io posso selezionare, no? Tutti dei criteri di ricerca e quindi per esempio selezionare in base alle statistiche, quindi a quando hanno aperto le email, a quando hanno se hanno una certa percentuale di apertura, il giorno in cui si sono iscritti oppure i gruppi di cui fanno parte. Allora io salvo una ricerca e dopo che l'ho eseguita, la lista qui sotto mostra gli iscritti che corrispondono a quei criteri, io posso salvare il mio segmento e d'ora in poi potrò usare per esempio questo segmento per mandare email a quel segmento appunto. Quindi per esempio io posso avere qualcosa di speciale, qualche offerta speciale che mando solamente ai miei contatti più affezionati, quindi per esempio quelli che hanno un open rate superiore al 40%, allora vado a cercare stats, poi seleziono qui open rate e mettiamo greater than e facciamo 40%, più grande di 40%. Refresh, adesso non trova nessuno chiaramente perché non ho mai mandato un'email, salvo e scrivo qui apertura maggiore 40, ecco, d'ora in poi ogni volta che per esempio voglio mandare un'offerta o voglio mandare un sondaggio ai più affezionati la mando a questo, solamente seleziono questo segmento come destinatario dell'email. Ti farò vedere come creare le email tra poco, è veramente facile. E poi posso creare tanti segmenti di questo tipo. Sono ricerche salvate, quindi adesso è vuoto. Tra un po', se io mi metto a mandare email con questo account, questo segmento si popolerà. Non è che ogni volta devo ricrearlo. E per questo sono utili i segmenti, sono delle ricerche salvate. I gruppi, invece, sono l'equivalente dei tag. Gli autoresponder si inventano talvolta nomi diversi per i gruppi o usano il nome gruppi per indicare qualcos'altro, quindi è una confusione pazzesca. Quello che ti basta sapere in MailerLite è che i gruppi sono come i tag. Hai presente Evernote quando usi i tag per taggare le note? Quindi sono delle etichette sostanzialmente, no? Che puoi mettere alle note. Oppure anche gli hashtag all'interno di Instagram o di LinkedIn o altri social, che servono per dare una categoria, per esempio, no? Un argomento ai tuoi post. Ecco, per questo si usano i gruppi. Quindi, per esempio, per un cliente di recente ho creato il gruppo clienti e ogni volta che qualcuno compra, ho fatto in modo che chi compra un suo corso su Gumroad entra nel gruppo clienti all'interno di MailerLite, grazie ad un'automazione di Zapier. Cosa succede? Che
io posso prendere alcuni iscritti, aggiungerli al gruppo clienti, ecco, adesso lo faccio manualmente, ma di solito lo fai in automatico. Se io apro questo, vedo che ha il gruppo clienti, vedi qui sotto, e quindi da quella volta in poi io potrò mandare delle automazioni a chi è nel gruppo clienti, potrò mandare delle email a chi è nel gruppo clienti, potrò mandare delle offerte speciali, per esempio, a chi è nel gruppo clienti. Posso attivare un'automazione che parte in automatico, che va a tutti i clienti appena diventano clienti. Così come potrei creare un gruppo per un prodotto specifico, oppure usare in base agli interessi. Quindi quando uno si iscrive e scarica il mio lead magnet sulla cucina mediterranea, io posso creare un gruppo cucina mediterranea e metto dentro a quel gruppo tutti quelli che scaricano quel lead magnet, ed è automatizzabile anche semplicemente con Elementor o con altri tool che creano i moduli di iscrizione, o anche chiaramente con i moduli di iscrizione di MailerLite stesso, che vedremo tra un po'. Poi, per quanto riguarda gli iscritti, ci sono i campi. Ci sono dei campi default che non puoi toccare, ma non sei costretto ad usare, ma se tu vuoi puoi creare un campo specifico. Un campo è sostanzialmente un'informazione che vuoi registrare dentro il profilo. Allora, mettiamo che tu voglia registrare la data di nascita, vediamo se c'è già un campo data di nascita. No, quello non c'è, quindi tu clicchi Add New Field, metti data di nascita, e poi dici che è una data, appunto, clicchi Create, e a questo punto, in qualche modo, per esempio attraverso un'email, attraverso un modulo, chiederai ai tuoi clienti qual è la loro data di nascita, e come IKEA gli manderai un bonus quando compiono gli anni. E poi salvare tantissime altre informazioni. Se poi aggiungi l'integrazione con Zapier o con Integromat, puoi andare a modificare questi campi e renderli praticamente come un database di informazioni. E a questo punto i campi puoi usarli nei segmenti e puoi usarli per filtrare le email, per far partire automazioni e per modificare l'andamento delle automazioni e di conseguenza creare sistemi molto complessi. In generale all'inizio non ti servirà questa cosa, ma sapere di avere questo strumento ti permette di creare, di stare tranquillo che potrai usare questo tool anche in futuro per creare automazioni anche molto complesse. Per esempio, i campi li puoi usare per personalizzare il testo delle email, anche puoi recuperarli e mostrarli dentro l'email. Le statistiche a questo punto saranno vuote, perché ovviamente non ho ancora fatto nulla con questo account. La funzione Clean Up Inactive è molto interessante perché facilita un'attività che devi assolutamente fare. Clean Up vuol dire ripulire la lista dei contatti inattivi. Per MailerLite i contatti inattivi sono quelli che non hanno aperto in più di 6 mesi. Puoi decidere anche 12 o 24 mesi. Puoi scegliere qui il criterio, filtri i tuoi iscritti e poi clicchi unsubscribe e li iscrivi di brutto, senza doverli neanche riattivare. Oppure se vuoi puoi cercare di riattivarli, ma spesso è lavoro sprecato perché molte delle persone che sono inattive semplicemente non hanno più interesse a seguirti. In questo modo tu hai innanzitutto limiti i tuoi costi, perché limiti la estensione, no, della tua lista, il numero di iscritti. E in secondo luogo hai delle statistiche più veritiere, perché se tu hai 1000 iscritti nella tua lista che non aprono mai e poi mai, continui ad avere una percentuale di apertura molto bassa e dici: cosa sto sbagliando? Li elimini, di colpo la tua open rate, il tuo open rate sale, la tua percentuale di apertura sale, e così sai che hai più persone interessate alle tue email dentro la tua lista. Ecco, questo è tutto quello che puoi fare con gli iscritti: importarli, segmentarli, etichettarli con i gruppi, aggiungere informazioni grazie ai campi e poi chiaramente ripulirli. Ma l'acquisizione degli iscritti avviene attraverso i moduli. Allora, MailerLite tra i suoi pregi ha tantissime integrazioni. L'ho appena integrato per un cliente su un form di Elementor e l'integrazione è facilissima e funziona. Quindi se fai i moduli con Elementor integri facilmente MailerLite. Ma siccome MailerLite è
anche integrato con Zapier. Attraverso Zapier puoi integrarlo con qualsiasi cosa. Altrimenti puoi semplicemente usare i moduli di LearnDash. E i moduli sono in formato pop-up, oppure moduli incorporati da mettere dentro, incorporare appunto dentro il sito. E poi ci sono queste cose sulle promozioni, che sono è un po' più di nicchia. Allora, vediamo cosa succede con l'embedded, che è quello che usi più spesso. Clicchiamo su Create, chiamiamolo sempre test, sempre con la massima fantasia. Vediamo cosa ci presenta l'editor dei moduli di MailerLite. Allora, io tipicamente uso appunto i moduli di Elementor, ci sono altri tool con moduli molto, molto potenti. Però, se vuoi, se non hai Elementor o vuoi fare tutto dentro MailerLite, anche questi moduli tornano utili. Allora, la prima cosa che devi fare è decidere in quale gruppo andrai a inserire il tuo iscritto che passa attraverso questo modulo. Allora, se per esempio il tuo modulo propone un lead magnet, no, un bonus specifico, potrebbe essere interessante creare un gruppo di quel relativo solamente a quel lead magnet, così riesci a segmentare la tua lista. Ma questo è un caso d'uso specifico. Diciamo che vai a inserirlo nel gruppo principale, questo l'ha creato di default MailerLite, e andiamo avanti. Una volta che hai selezionato il gruppo in cui inserire gli iscritti che passano per questo modulo, ti ritrovi a poter modificare il modulo. Ci vuole un attimo che carichi. Ecco, questo qui è il modulo come lo presenta lui. Allora, vedi che puoi cliccare sui blocchi e modificarli. Hai il blocco del testo iniziale, hai il blocco dell'indirizzo email e hai il pulsante. Se vuoi tornare a modificare le impostazioni generali del modulo, clicchi su Cancel qui e vedi che puoi scegliere tre tipologie di moduli. Il default è quello che hai appena visto, orizzontale, che ha il pulsante a fianco, no? Vedi al modulo di all'indirizzo email, oppure la card con una grafica sopra. Poi puoi cambiare il colore o l'immagine di sfondo, puoi cambiare il colore o l'immagine della parte del modulo e puoi cambiare lo stile, no? del titolo, lo stile del testo con tutte le impostazioni che ti potresti immaginare e anche lo stile dell'input, quindi dell'indirizzo email, la etichetta che è dovrebbe essere questa, vediamo, facciamo subito il test. No, l'etichetta probabilmente non la stiamo mostrando. La checkbox, se metti la checkbox, no, del GDPR, è la description della checkbox. Call to action chiaramente è il pulsante, quindi qua puoi cambiare il colore. Vediamo se riusciamo a cambiarlo. Mettiamolo verde. Ecco. Ecco, vedi? Per quanto riguarda le impostazioni, ecco, puoi linkare... puoi inserire un testo di privacy policy, la checkbox che sarebbe per il GDPR praticamente, potresti introdurre un campo di segmentazione nascosto, questo ti permette di aggiungere dei campi che il cliente, l'iscritto non vede, e tu li aggiorni in base appunto al modulo per tenere traccia di chi ha usato questo modulo. Poi hai anche i permessi di marketing, e questo in realtà è il GDPR, mi confondevo precedentemente, e questo è proprio il GDPR a regola, ovvero devi chiedere esplicitamente il permesso per mandare le email o per mandare la pubblicità personalizzata, però sul GDPR ci sono tante scuole di pensiero in realtà. Puoi elencare i gruppi di interesse, quindi una persona può scegliere in quale gruppo vuole entrare, puoi anche mandarlo ad una pagina di ringraziamento speciale,
dopo essersi iscritto, che è una pagina che scrivi sul tuo, che inserisci sul tuo sito, e c'è anche il reCAPTCHA, ma questo lo lascerei. Quindi diciamo che quello che ti interessa all'inizio è la privacy policy e il GDPR. Una volta inseriti questi campi, allora il design non te lo faccio vedere perché insomma ci arrivi da solo. Quello che puoi fare è andare a modificare il testo. Vedi che il testo qui è in inglese, tu puoi chiaramente cambiare il testo della privacy policy, puoi cambiare il testo delle marketing permission e puoi anche cambiare le permission proprio. Quindi qui una volta che scopri di quali permessi hai bisogno, gli dai un'etichetta e poi ci metti un testo vicino. E quindi puoi modificare il contenuto e anche lo stile. E trovo che questo modulo sia effettivamente un modulo efficace, nel senso che la personalizzazione ti permette di fare sostanzialmente tutto quello che ti serve, perché anche qui il campo del testo, vedi che ha un heading, quindi un titolo che è ben visibile, ma comunque puoi cambiare lo stile, e poi puoi scrivere quanto testo vuoi, quindi puoi anche metterlo su più righe, no? E non devi mai scrivere tanto testo nei campi, nei moduli di descrizione, ma comunque sapere che poi insomma spaziare ti permette di fare quello che preferisci. Una volta che hai finito il tuo modulo e clicchi su Next per andare avanti, ti ritrovi, ci vuole sempre un pochino per caricare, ecco qui, ritrovi le informazioni generali su questo modulo che appunto abbiamo chiamato test. Puoi vedere una preview, non puoi in realtà vedere una preview, potresti attivare il double opt-in, ma il mio account non è stato ancora approvato, perché vabbè, lo proverei se mi servisse sul serio, no? È una procedura standard in cui inserisci i tuoi dati, loro verificano che tu sei un'azienda vera e poi il tuo account è approvato. A quel punto, se vuoi, attivi il double opt-in, quindi l'email di conferma per gli iscritti. E il modulo è pronto, vai a, se vuoi puoi vedere le analitiche, quindi quanti iscritti sono entrati eccetera, queste sono molto utili, puoi collegarci una automazione e le automazioni le vediamo tra un attimo, quindi da qui direttamente puoi creare un'automazione per tutti quelli che entrano attraverso questo modulo, e poi cliccando su preview ti dà il codice che puoi aggiungere al tuo sito. Ora non me lo fa fare probabilmente per questa questione dell'approval. Ecco, questo per quanto riguarda un modulo embeddable. Allora, se noi torniamo alla home page dei moduli, possiamo anche creare un pop-up. E qui lo chiamiamo di nuovo test, vediamo se ce lo lascia fare. E i pop-up sono diciamo un argomento discusso, nel senso che possono essere molto fastidiosi, quindi il fatto che qui ci siano è utile, ma non so se alla fine ti conviene usarli. Anche qui scegli il gruppo, no? in cui inserire gli iscritti che passano da questo pop-up, e poi puoi scegliere, vedi, tra vari template. Vediamo se ne puoi creare uno totalmente vuoto, no. E quindi andiamo a scegliere il simple sign up e qui ci ritroveremo ad avere lo stesso, un editor simile a quello che abbiamo visto prima. Non te lo faccio vedere in dettaglio perché alla fine si possono fare più o meno, no? Le stesse cose che vedevi prima. Vedi, la cosa cruciale è che puoi fare un form a centro schermo, un form in basso, un form nell'angolo, a pieno schermo e poi così a metà pagina. Ti dirò che quello in basso e quello nell'angolo in basso a destra sono quelli che danno meno fastidio, quindi ti consiglierei di provare quelli se proprio vuoi usare un pop-up. E poi trovi varie impostazioni di design, come abbiamo visto prima, puoi scegliere il font, puoi cambiare il design dei vari elementi. Trovi le impostazioni per il modulo di iscrizione che abbiamo visto precedentemente e puoi decidere se mostrare o nascondere, vedi, questo contenuto qui a destra, e poi
se vuoi includere testo sulla sidebar, vedi che qui c'è del testo che io eventualmente posso nascondere, e decidere se mostrare la sidebar sul mobile. Insomma, queste sono opzioni che non devo spiegarti. Ci sono diversi blocchi che puoi trascinare per creare questo modulo, e una volta che sono dentro, se vuoi puoi prenderli e spostarli. È molto molto intuitivo. E non si trovano sempre moduli, editor per i moduli così completi. Non te li spiego tutti perché hai visto che appunto è molto intuitivo. E poi ricordati, non serve perdere ore sui tuoi moduli di iscrizione dal punto di vista grafico, anzi più semplici sono, più è facile convertire. E l'importante è che hai una buona offerta, un buon lead magnet e un buon copy che lo presenta. La cosa speciale del pop-up è che puoi determinare dopo quanti secondi si presenta, oppure a che livello di scroll della pagina si presenta, oppure se si presenta solo quando la pagina viene chiusa, oppure puoi anche scegliere tutte e tre le cose. Questo qui, mostrarlo quando la pagina viene chiusa, è simpatico, non funziona su mobile, però è quello che dà meno fastidio di tutti, e serve un attimino a recuperare una persona che magari ha letto un articolo sul tuo sito, gli è anche piaciuto, però non sa cos'altro fare e se ne sta andando. Poi puoi decidere ogni quanto si ripresenta, perché se una persona lo chiude non vuoi rifarglielo vedere ogni volta, e sicuramente un mese è una buona frequenza. Altrimenti puoi specificare un periodo preciso, che può essere relativo a, per esempio, ad una promozione, e poi ci sono varie opzioni di visibilità che si spiegano da sole. Se poi andiamo avanti, ecco. A questo punto puoi decidere se attivarlo, se metterci il double opt-in e integrarlo sul tuo sito seguendo, insomma, le istruzioni. Vedi che qui sotto c'è il codice JavaScript, a seconda di come è impostato il tuo sito, vedi, puoi usare il plugin di MailerLite oppure metterlo a mano in maniera che il pop-up funzioni. Devi purtroppo, questo passaggio è inevitabile, o usi il plugin, che te lo consiglio in realtà, oppure devi sapere dove copiare e incollare questo codice. E anche qui puoi far partire un'automazione e puoi vedere le analitiche. Poi c'è un terzo tipo di moduli che immagino che vedrai sarà molto simile a quello che abbiamo visto precedentemente, ed è la promotion. Proviamo a crearne uno anche qui. Anche qui abbiamo vari template, e per esempio proviamo questo social pop-up. Questo qui serve per invitare le persone a iscriversi su Facebook. Questo invece è un mystery sale, uno sconto misterioso, una svendita misteriosa. Questo per chiedere il feedback. E adesso scegliamo per esempio questo template, vedrai che l'editor sarà praticamente lo stesso di prima. Vedi, ci sono diversi blocchi, puoi decidere se farlo a pieno schermo, centrale o in basso a destra, puoi modificare le caratteristiche, il design dei vari elementi, e queste additional setting chiaramente non sono le stesse di prima, perché qui non chiediamo l'iscrizione. Cliccando qui chiaramente c'è una serie di elementi e possiamo decidere come configurare questi elementi. Allora, siccome questo qui è una promozione, un pop-up che chiede un feedback, praticamente gli elementi sono, vedi, elementi che permettono di dare una valutazione. Abbastanza interessante, no? Perché questo è una specie di sondaggio direttamente nella schermata del computer, del sito. E ci sono varie opzioni, e gli altri elementi promotion avranno impostazioni lievemente diverse. Qui addirittura puoi aggiungere delle regole, non andiamo in dettaglio qui, non è una funzione che userai dal giorno 1, ma sappi che la sezione promotions è parecchio potente e ti dà ulteriori strumenti che ti serviranno a fare una segmentazione molto più precisa, a raccogliere feedback, a ottenere magari iscritti sui social, eccetera. E chiaramente anche questo, quando è pronto, anche questo tipo di modulo, quando è pronto,
ti permette di integrarlo. Vedi, scegli come visualizzarlo, con le stesse opzioni di prima, e per integrarlo sul tuo sito devi inserire il codice oppure usare il plugin di MailerLite. Sono andato veloce perché questa è una cosa che usi molto più di Rado, e attenzione che Promotions non è disponibile nel piano gratuito, quindi la potrai usare solamente se paghi. Non devi pagare tanto, ma se pensi di averne bisogno sappi che dovrai pagare. Un'altra funzionalità fondamentale ovviamente è mandare le campagne. Dove mandare la campagna vuol dire creare e mandare delle email, dei broadcast, delle email manuali. Allora, non abbiamo nessuna, clicchiamo su Create Your First Email e qui, allora, campagna 1. Scegliamo il nome della campagna, che lo vediamo solamente noi nella lista delle campagne. Poi mettiamo il nostro oggetto, che questo è da pensare molto bene per invitare le persone a cliccare, e poi scegliamo, inseriamo le nostre informazioni, che saranno già qui nell'impostazione del nostro account. In questo momento non ci sono perché non le avevo impostate. E poi mettiamo la pagina, la lingua che andrà a tradurre in automatico la pagina unsubscribe per chi si cliccherà sul link per rimuovere la sua iscrizione in fondo all'email. Ecco, poi possiamo decidere di usare l'editor punta e clicca oppure l'editor rich text. Allora, l'editor punta e clicca, te lo faccio vedere un attimo, però è quasi quasi troppo complicato, o meglio, ci sono troppe cose quasi. È come quello che ti ho fatto vedere, è simile a quello che ti ho fatto vedere precedentemente per i moduli. Però le email che funzionano non sono così complicate, non sono così strutturate. Le email che funzionano, soprattutto perché spesso vengono viste su mobile, sono innanzitutto tutte su un'unica colonna, senza questo design speciale, no? Su tre colonne. E poi spesso hanno pochissime immagini, sicuramente giocano un po' sulla tipografia, quindi sulle dimensioni, il colore del testo, eccetera, ma aggiungono qualche immagine, ma non oltre. Così un layout come questo è veramente troppo complicato. Quindi, per esempio, potremmo vedere se l'editor drag and drop ci dà la possibilità di partire da un template più semplice. Quindi vado a tornare indietro qui su campagne, creo un'altra campagna e facciamo così: campagna 2, oggetto, il resto lo lascio uguale giusto per semplicità, e usiamo invece i template. Allora, si può partire da questi template, che però non sono disponibili nel piano gratuito, quindi sappi che ci sono, però ti dirò che sono tutti troppo complicati. Ti conviene veramente andare con un template semplice. Guarda i nostri template, ti iscrivi alla nostra newsletter andando su italianindi.com e vedrai che il nostro template è molto semplice. Il Rich Text Editor può essere sufficiente. Adesso vediamo cosa ti mostro quali sono le funzionalità. Vedi, sembra quasi troppo semplice, però in realtà tu puoi comunque decidere le varie dimensioni del testo, mettiamolo anche un po' grandino, e mettiamo un bel colore, un colore visibile per i font, mettiamo un colore, ecco, un verde e poi ci sono il quote, il divider, poi il footer per il momento è vuoto, ti farò vedere come impostarlo, lasci sempre la larghezza a limited, e metti allineamento centrato. Il pre-header è quell'anteprima che si vede prima di aprire l'email dentro la tua app per le email, quindi è il sottotitolo, diciamo, che dà qualche argomento in più oltre all'oggetto. E a questo punto tu qui puoi inserire il testo, metti ciao e poi metti qui un titolo e poi metti corpo del testo. Se tu vuoi trasformare il titolo in un titolo, appunto, lo selezioni, clicchi su Format e metti Heading 1. Oppure puoi cliccare il più qui e decidere di inserire dei blocchi. Quindi comunque è molto semplice questo da usare. Allora puoi inserire una
un divisore che è molto pratico per separare le parti dell'email. Qui sotto puoi mettere una immagine, per esempio, no? E semplicemente cliccandoci sopra vai a caricare un'immagine, se vuoi, dal tuo sito. Mettiamo per esempio il mio vecchio autoritratto. Ah, questo è troppo grande. Devi stare entro i 2 mega, ma comunque allora adesso non perdiamo tempo su questo. E quindi vedi che è un editor semplice, ma in realtà questo è molto simile a quello di ConvertKit. Puoi limitarti a scrivere, però se vuoi puoi aggiungere vari blocchi che ti aiuteranno a renderlo un po' più ricco. Per esempio puoi mettere una call to action se vuoi invitare in maniera più convincente a cliccare su qualche link. Questo qui è il footer, di cui puoi cambiare lo stile cliccando qui su footer settings, ma le informazioni vengono pescate dalle informazioni del tuo account. Tu comunque puoi andare a cancellare, quindi creare un footer diverso per ogni email, così come fai per le altre parti del testo. Quando hai finito, clicchi su Done Editing e a quel punto puoi decidere a chi mandare questa email, ovviamente. Quindi a tutti gli iscritti attivi vuol dire che se hai attivato il double opt-in hanno cliccato sul link di double opt-in, quindi tutte le persone a cui effettivamente tu puoi mandare la tua email, oppure ad un segmento, e qui vedi quanto tornano utili i segmenti. Qui dinamicamente questo segmento conterrà sempre gli iscritti con un'apertura maggiore a 40, oppure ad uno dei gruppi. Quindi in base solo ai clienti, solo a certi interessi, oppure puoi decidere di escludere questi segmenti, quindi clicchi escludi e verrà mandato a tutti gli altri. Quindi mettiamo all active e per esempio escludiamo questo qui, e chiaramente adesso risulta vuoto, quindi togliamo questa cosa qui. Ecco, andiamo avanti, e a questo punto chiaramente potrai decidere di inviare un test, di guardare una preview dell'email, vedi? Oppure puoi andare a modificare i recipient, e hai anche questa funzione advanced in cui praticamente crei un segmento dal vivo, un segmento che non esiste, solamente per questa email. Quindi ho provato diversi autoresponder, qua ci sono praticamente tutte le funzioni che ti servono quando vuoi schedulare un broadcast. E come sempre puoi decidere se inviarlo subito o specificare una data precisa. Attenzione, MailChimp nella versione gratuita non ti permette di selezionare una data precisa. Per me è un'assurdità. E qui invece lo puoi sempre fare. Quello che non puoi è consegnare le email in base al fuso orario, che di solito per noi italiani non è un problema se abbiamo un sito in italiano. E ok, una volta selezionata data e ora, puoi decidere anche se tracciare in Google Analytics. Io di solito lo traccio, al massimo ho dei dati inutili, ma meglio averli piuttosto che non averli, e a quel punto basta cliccare su send. Anche qui, non avendo approvato l'account, non posso cliccare su send, ma non ti perdi niente. Questo per quanto riguarda le email manuali. Per esempio la newsletter che mandi settimanalmente la crei a mano e la mandi in una data precisa, oppure la spedisci appena è pronta, sostanzialmente. Non puoi usare i template come vedevi nella versione gratuita, ma una volta che hai una campagna con uno stile che ti piace, clicchi su copy e la campagna successiva basta cambiare il contenuto. Oppure tu crei un'email che ha tutti gli stili che ti servono, le sezioni che ti servono, eccetera, vuote, e la tieni come template, e poi clicchi su copy e la riempi di settimana in settimana. Questo per quanto riguarda le campagne. Ora, quello che secondo me è il colpo di grazia a MailChimp, ovvero le automazioni. Perché qui in MailerLite tu puoi creare le automazioni dal piano gratuito. Lui le chiama automation workflow, poteva chiamarlo solo automation o solo workflow, vabbè. Allora, l'editor non è bello come quello di altri autoresponder che ho visto,
Però una volta che ci prendi mano riesci a fare quello che vuoi. Per esempio, facciamo un workflow per i clienti. Allora, il primo campo è deve essere sempre impostato prima di poter fare qualsiasi altra cosa ed è il trigger, l'innesco di questa automazione. E poi decidere diversi tipi di inneschi, che sono quelli che ti aspetteresti, quelli di cui hai bisogno. Quindi, uno è quando un iscritto entra in un gruppo, e abbiamo visto prima di cosa si trattava, cosa sono i gruppi, oppure quando un iscritto completa un modulo specifico, ti ricordi che prima c'erano i moduli che permettevano di specificare di collegarci direttamente a un'automazione, oppure puoi collegarlo ad un link, quindi per esempio metti un link speciale in un'email, all'interno di un'automazione o di una campagna e da lì gli fai partire subito un workflow oppure quando si cambia un campo e quando c'è un anniversario, ti dicevo prima, gli mandi l'email per il compleanno o quando scatta una data precisa. Quindi per esempio tu prepari un'automazione relativa a un lancio, per esempio, e la fai partire in una data precisa. La cosa più tipica che userai è l'automazione di quando un iscritto entra in un gruppo. Quindi supponiamo di mandare un'automazione solo ai clienti, quando un iscritto entra nel gruppo clienti, puoi dire eventualmente che questa automazione venga rimandata la seconda volta, o la terza, o la quarta, eccetera, che entrerà nel gruppo clienti, ma questo è un dettaglio che vedrai tu se ti servirà. Questo è l'innesco, quindi quando un iscritto entra nel gruppo clienti, allora per proseguire dobbiamo aggiungere delle azioni. Clicchiamo sul più, le azioni sono mandargli un'email, aspettare un po' di tempo, vedere se soddisfa qualche condizione, o compiere altre azioni. Allora, se tu clicchi su mandare un'email, chiaramente ti ritrovi con una casella, qui un riquadro email, e le dai un nome che serve solamente a te, scegli un oggetto che invece è quello che vedrà il lettore, chiaramente imposti le altre impostazioni, quelle che hai visto nella creazione delle campagne, e poi puoi progettare l'email esattamente come hai visto le campagne precedentemente. Quindi tu scegli l'editor, ti consiglio appunto il Rich Text, che secondo me è semplice ma potente, ha esattamente quello che ti serve, niente più. Una volta che l'email è pronta, lui la aggiorna in automatico e quindi vedi al trigger l'email parte. Se clicchi sopra, chiaramente puoi andare a modificare ulteriormente le impostazioni. Quindi supponiamo che il cliente entra, gli mandi un'email di benvenuto, che so, con il link per il prodotto, per esempio, e poi vuoi mandargli una sequenza di upsell. Allora inserisci un delay, quindi un ritardo, e aspetti per alcuni minuti, ore, giorni, settimane o mesi. Puoi anche specificare, andare più sul preciso, specifici giorni della settimana, eccetera. Ma diciamo che dopo 2 giorni, allora lui aspetta 2 giorni e a quel punto tu gli mandi un'altra email. E gli mandi l'email in cui, per esempio, gli chiedi il feedback sul prodotto, no? L'hai già provato? Come va? Adesso non vado a scrivere tutto il contenuto, ovviamente, dell'email, ti voglio solo mostrare le possibilità. Attenzione, una cosa potentissima, quando tu inserisci un blocco, compare il simbolino più anche prima. Quindi se tu ti accorgi che la sequenza così com'è non va, non è che devi fare i salti mortali come in MailChimp per modificarla, perché MailChimp ha un sistema abbastanza arcaico per modificare le automazioni che già esistono. No, ti basta cliccare sul più precedentemente e andare a aggiornare, che so, una condizione, a mettere un'altra azione, oppure a aggiungere un'altra email, che è la cosa più tipica che succede. E quindi hai piena libertà di azione sulle automazioni. Le azioni cosa sono? Le azioni vanno a modificare sostanzialmente gli iscritti, quindi puoi aggiornare i custom field, aggiungerli in un altro gruppo, per esempio, perché magari metti tutti in un gruppo tutti quelli che hanno ricevuto una certa automazione, quindi alla fine dell'automazione li copi, no, sul gruppo, oppure li sposti da un gruppo. Per esempio, tu vuoi che una persona appena entra in un gruppo riceva
mettiamo il gruppo appunto di nuovi iscritti, mandi un'automazione solo ai nuovi iscritti. Vuoi evitare, vuoi etichettarli come non più nuovi iscritti alla fine dell'automazione, quindi alla fine dell'automazione metti move to group e li sposti al gruppo, ad un gruppo diverso, oppure li rimuovi dal gruppo nuovi iscritti. E se vuoi puoi anche addirittura disiscriverli con queste automazioni, e questo lo puoi usare per le automazioni di riattivazione, ma insomma qui andiamo più sul complicato. Oppure puoi farli saltare ad un altro, questo è potentissimo, ad un altro passo dell'automazione. Cioè, se in base alla loro azione, per esempio perché cliccano su un link che denota un certo interesse, cliccano su un link e vuol dire che non sono interessati a certi articoli, e nel tuo workflow volevi consigliare certi articoli a cui loro non sarebbero interessati, allora li fai saltare ad un altro step del workflow. L'ultima cosa che ti voglio mostrare è poi la parte delle condition, che è potentissima perché ti permette di ramificare i workflow. La condizione è sostanzialmente una domanda, e quindi tu verifichi l'iscritto ha cliccato su qualche campagna, ha fatto qualcosa dentro questo workflow. Vedi, per esempio, seleziona un workflow, quindi ha cliccato su qualche link, ha aperto qualche email del workflow, vedi, was opened, così, oppure fa parte o non fa parte di un gruppo. Fai tutte queste condizioni e, se vuoi, ne aggiungi più di una, decidi se l'iscritto deve corrispondere a tutte queste condizioni o basta che ne soddisfi una sola, e a seconda della risposta a questa domanda lo fai andare a destra o a sinistra. Quindi l'iscritto ha una percentuale di apertura superiore al questa non so se si può fare, sì, campaign activity forse, oppure insomma l'iscritto appartiene al gruppo dei nuovi iscritti, sì, allora mostragli questa email, no, allora mostragli quest'altra email. E quando poi vai avanti in una di queste ramificazioni qui, puoi a sua volta aggiungere lunghe sequenze di azioni. L'unica cosa antipatica è che dovrai continuamente scrollare su e giù, perché man mano che si allunga l'automazione non puoi zoomare e di conseguenza occuperà sempre più spazio. Questo è l'unico difetto. Così in teoria è difficile da spiegare, dovresti avere un caso d'uso specifico. Se hai delle domande specifiche, fammele nei commenti, e così ti spiegherò magari quel caso d'uso specifico in MailerLite. E anzi, guarda, a proposito di commenti e di interazioni, se ti sta piacendo questo video, metti un mi piace per favore, che così dà un buon segnale all'algoritmo di YouTube e dà un buon segnale anche a me, e capisco quali sono gli argomenti che funzionano di più e i video che funzionano di più. Ma adesso andiamo avanti, abbiamo visto le automazioni, diciamo che esco da qui perché chiaramente non faremo partire questa automazione. E c'è questa ultima scheda che non abbiamo visto, che è quella Sites, cioè tu puoi creare siti o landing page direttamente dentro MailerLite. Noi usiamo Elementor dentro WordPress, che è sicuramente lo strumento più potente, più agevole, più amichevole per creare le landing page. Molti autoresponder stanno aggiungendo questi strumenti per creare landing page e siti web, perché se tu per esempio sei un creator che ha un canale YouTube o una pagina social e non ha il sito, allora puoi fare tutto dentro l'autoresponder. Spesso però questi editor sono un po' limitati. Allora andiamo a vedere cosa si può fare con questo editor di landing page di MailerLite. Vediamo che ci costruisce la prima landing page, e vedrai che sostanzialmente c'è un editor a blocchi, quindi devi muoverti dentro certi limiti per creare la tua landing. Anche qui devi partire dalla scelta del gruppo. Beh, intanto ne mettiamo uno a caso. Eccola qua. Vedi che c'è una serie di template e questa funzionalità, vediamo se è inclusa. Vedi, è inclusa anche nel piano gratuito. Allora, i template sono abbastanza... non sono 42, quindi insomma c'è da perdersi un pochino a guardarli.
Ecco, per esempio, facciamo una landing per un prodotto, quindi potrebbe essere una pagina di vendita e chiaramente ci saranno tantissime cose, lì puoi decidere se aggiungerle o toglierle. Questo editor è molto simile ovviamente all'editor che hai visto per i messaggi dell'email, i moduli, eccetera. È solamente che ci sono alcune funzionalità peculiari, no, del template che hai scelto. Quindi qui in cima hai un header, quindi la testata della pagina, in cui puoi decidere che link aggiungere. Poi andando sotto hai un blocco di tipo text, qui hai un blocco di tipo image e come puoi intuire, clicchiamo su cancel. Puoi scegliere i blocchi da questo menu qui a destra. E i blocchi disponibili sono tutti quelli che ti servono. Troppi fronzoli sulla landing page in realtà creano solo confusione, quindi non è importante avere tanti blocchi, ma è importante avere l'essenziale. E qui trovi il testo, chiaramente, l'immagine, il carosello che può essere utile, per esempio, per mostrare le funzionalità del tuo prodotto o i testimonial, oppure puoi inserire un video. I video sulle landing sono un po' controversi, ti dirò. O un riquadro con l'immagine a sinistra e il testo a destra e anche i pulsanti se vuoi. Il divider, molto utile per fare un po' di chiarezza, no, nella pagina, o lo spacer, che è lo spazio vuoto che ti serve a distanziare. Che vedi, puoi decidere di allargarlo. E ti dirò che è abbastanza avanzato questo editor per essere l'editor dentro ad un autoresponder con un costo così basso. Vedi che ci sono un paio di cose disponibili solamente a pagamento e puoi inserire in questa landing anche il modulo di iscrizione, quindi puoi fare una vera e propria landing che promuove la tua mailing list. No, non vado a farti un tutorial completo. Chiedimi se hai bisogno di un tutorial completo sulle landing di MailerLite, ma ci sono troppe funzioni, renderebbe questo video troppo lungo e ci vuole magari anche un caso studio interessante. Il problema di questi template è che partono molto complessi, cioè c'è tantissima roba e va a finire che gran parte devi buttarla via. L'unico limite chiaramente è che non c'è il template completamente vuoto, non l'ho trovato quantomeno, e di conseguenza devi sempre partire da quello che c'è, diciamo, no? Però è il trade-off, no? Che devi sempre fare, ovvero la facilità d'uso è limitata, la facilità di uso la scambi, diciamo, con i limiti dovuti al fatto di stare dentro un editor molto, molto specifico. Comunque, trovo questo editor molto potente, soprattutto quando hai blocchi su tre colonne o su due colonne, ti permette di strutturare come vuoi. Una volta che hai testo, immagini, titoli, colonne e poi gli spacer e i divider, sei a cavallo, insomma, puoi fare quello che desideri. E chiaramente gli altri template saranno lievemente diversi. Se vuoi puoi anche decidere di rendere più stretta la pagina o addirittura mettere trasparente lo sfondo e questo ti rende tutto molto più chiaro e ti dà un po' di più gioco nell'impostare la tua landing. In questo caso poi c'è anche una success page, quindi una volta che uno ha compiuto l'azione sulla landing, salta alla pagina di successo, quindi la pagina di ringraziamento, e puoi personalizzare anche questa. Puoi eventualmente aggiungere un form e modificare le altre impostazioni che hai visto anche dall'altra parte. Non vado più a fondo di così perché veramente diventerebbe un video da 6 ore. Quello che possiamo vedere invece è la sezione siti, cioè questa era una landing di cui poi puoi cambiare altre impostazioni, ma c'è anche la sezione siti. Allora, cosa puoi fare nella sezione siti? Andiamo subito a vedere. Anche qui bisogna aspettare un attimo che carichi il sito. Ecco qui, anche qui ovviamente ci sono i template, ce ne sono solamente 12 e sostanzialmente vediamo fotografia, prodotto, immobiliare, evento, cibo. Per cambiare proviamo cibo.
Non mi piacciono tanto questi template, sono troppo ricchi e colorati. Il design minimalista funziona meglio e ti espone a minori errori. Sostanzialmente, una volta che scegli il template, tu hai a disposizione diverse pagine, vedi? Home, menu, i cuochi, visto che è un template sul cibo, la nostra storia, la pagina di iscrizione, la pagina 404 e la pagina con la password se devi proteggere una sezione. E se tu clicchi su Manage Pages, ok, non succede, non succede niente. Speravo di poter gestire le pagine, ma invece no. Se vuoi aggiungere le pagine, puoi eventualmente creare delle landing. Se vuoi creare pagine illimitate, devi pagare, però è un add-on che costa 10 dollari al mese, è assolutamente niente. Questa è la navigazione che ti permette di saltare tra le varie pagine che puoi modificare. Nella home page c'è in cima questo header che chiaramente contiene il pulsante sign up, oppure che vedi potrebbe aprire un pop-up, una landing, un link da un'altra parte, e poi c'è un entry, no? Un elemento per ognuna delle pagine che fanno parte del tuo sito. Se tu vuoi, clicchi qui, cancelli la pagina. E quindi sparisce anche dal menu. Se clicchi su Create New, puoi creare una pagina tra le tipologie permesse in questo template. Ok, puoi anche dare qualche impostazione SEO, puoi anche impostare la preview che si vede sui social. C'è abbastanza da perdere tempo. Quando vai poi a modificare la pagina, chiaramente ci sono i blocchi che avevi visto nella landing e poi le impostazioni di layout che hai visto nel landing, quindi non vado a spiegartele in dettaglio. Questa funzione della creazione del sito, se proprio non vuoi mettere mano al tuo sito WordPress o su qualsiasi altra piattaforma, se hai solo un canale social, un canale YouTube, eccetera, e vuoi creare il sito da zero senza dover prendere strumenti aggiuntivi, allora vai, puoi andare con questo strumento. Attenzione che devi stare dentro i limiti, no, del layout imposti da questi template. Diciamo che però c'è abbastanza tutto quello che ti serve. Infatti, se vuoi vedere, c'è anche la pagina del blog addirittura, no? Quindi, se io creo la pagina del blog, poi posso andare a modificarla e vedi che proprio ci sono i blog post. Quindi questo è interessante, no? Posso addirittura creare un blog dentro MailerLite. Non so quale sia l'efficacia dal punto di vista SEO, non giurerei che sia potentissimo MailerLite per la SEO, visto quanto è difficile il settore, però in sostanza tu puoi anche creare il tuo blog. E a quel punto però abbiamo massimizzato, abbiamo creato tutte le pagine che ci servivano. Andiamo avanti con il sito. Anche qui non ti faccio vedere tutto quanto perché sarebbero veramente molte ore per creare il sito da zero. Attenzione, decidi prima cosa ti serve nel tuo sito e poi eventualmente crealo con MailerLite. Non farti prendere da tutte queste da tutti i frizzi e i lazzi dell'interfaccia, perché sennò poi ti fanno deviare, ti fanno perdere il bandolo di quello che ti serve veramente. Quando hai il tuo sito, se non hai un piano a pagamento, non puoi associarci il tuo dominio. Quindi a quel punto non usare il dominio .mailerplay.com, assolutamente non funzionerebbe, non è per niente professionale. Dagli sti soldi e aggiungici il tuo dominio. Poi, insomma, ci sono delle impostazioni base per SEO, social e per le analitiche di Google e di Facebook. È interessante che ci sono anche le heatmap, però non sono disponibili ovviamente nel piano gratuito. E quando il sito è pronto, vediamo, lo puoi salvare. Ora, chiaramente quello che vedi è quello che abbiamo visto fino adesso nella anteprima, quindi niente di che. Questo è il tuo sito e la particolarità è che se hai creato il blog, hai una pagina relativa al blog, quindi qui puoi creare i post, puoi scrivere i post del blog.
molto interessante perché non te lo aspetteresti dentro un autoresponder. Io caldamente ti consiglio di andare su WordPress, però se proprio non vuoi smanettare, questa sezione può essere un buon compromesso. Quello che manca è nella sezione impostazioni, che è la più noiosa e quindi l'ho lasciata per ultima. E qui puoi aggiungere vari utenti, molto utile se vuoi far entrare altre persone nel tuo account, siete più persone che lavorano sul sito. Puoi impostare chiaramente le impostazioni del tuo profilo, proprio quello tuo personale. E poi ci sono alcune impostazioni interessanti nell'account, quindi le informazioni sulla tua organizzazione, alcune impostazioni di default, quindi l'emittente di default, questo apparirà in tutte le email se non lo cambi quando invii, il tuo logo, alcuni link social che servono se usi i widget per i social dentro l'email e dentro le altre pagine. E un disclaimer, questo viene mostrato in tutti i footer. Di default puoi cambiarlo, ma in tutti i footer sai, puoi scrivere, clicca su questo link per rimuoverti, eccetera. Ecco, lo metti in questa sezione qui e vedi che decidi qui il testo per chi si disiscrive. Ecco, quindi il footer impostalo una volta e poi lo userai per tutta la vita, sempre uguale. Anche il logo e queste informazioni qui mettile una volta per tutte all'inizio. Puoi integrare Google Analytics, io te lo consiglio perché così poi puoi tracciare le performance delle tue campagne, soprattutto magari quando le campagne hanno dentro un link da cliccare, puoi capire, no, da dove arrivano i click. I domini nella versione gratuita non puoi impostarli. O meglio, essendo in domain sì, ma il dominio tuo non puoi impostarlo. E le subscribe settings avrebbero una sola opzione, ovvero implementare il double opt-in. Se ti interessa il double opt-in, quindi l'email di conferma per i nuovi iscritti, lo puoi attivare qua una volta che il tuo account sarà stato approvato. Per quanto riguarda le unsubscribe settings, in questa pagina puoi personalizzare, vedi, il tuo editor, il tuo modulo di disiscrizione, quindi quando uno clicca sul link di disiscrizione vede questo modulo qui e se clicchi su Edit, l'editor è lo stesso che abbiamo visto precedentemente, anzi saltiamolo così non ti tedio troppo. È interessante che puoi scegliere italiano, quindi te lo traduce lui. E qui vedi le statistiche delle disiscrizioni. Poi hai le notifiche email, questo è abbastanza superfluo, cioè puoi farti notificare dei nuovi iscritti. E dei nuovi disiscritti, di solito io disattivo queste notifiche. Poi ci sono le integrazioni e questo è veramente spettacolare. Con tutte queste integrazioni puoi fare veramente quello che vuoi con MailerLite. Allora, l'API già di per sé ti dà accesso a, per esempio, Elementor, credo anche a Zapier, se non c'è quella nativa, adesso non mi ricordo, ma poi ci sono quelle native. WooCommerce, Stripe per i pagamenti, WordPress e cliccando su Browse trovi una caterva, sono 126 integrazioni. Se non lo sai, le integrazioni sono veramente il sistema nervoso del web oggi. Quando un tool si integra, allora vuol dire che vale. I tool con poche integrazioni sono veramente da escludere perché ti troverai sicuramente in futuro a dover usare più strumenti, se puoi integrarli tra loro, per esempio passando per Zapier, per esempio con l'API, allora in qualche modo riuscirai a fare quello che vuoi, passare, no, i contatti da una parte all'altra, far partire automazioni e mille altre attività che ti permettono di automatizzare il tuo business online. Ecco, le integrazioni tra l'altro sono 126, ma sicuramente aumenteranno nel tempo. E per quanto riguarda poi le impostazioni, puoi andare nei template, quindi se hai creato dei template, li trovi qua dentro, che io sappia non sono inclusi nella versione gratuita. E poi c'è una cosa molto utile che è il file manager. Se tu carichi delle immagini, per esempio nelle tue email, poi le ritrovi qua. Quindi non è che ti ritrovi ogni volta a dover ricaricare l'immagine, basta che esplori il tuo
il tuo file manager e poi addirittura organizzarli in cartelle. Ti dirò che è molto utile perché ti ritrovi magari, che so, a riutilizzare l'immagine di un prodotto che non va dentro un template, devi inserirla ogni tanto e allora la metti qui dentro nel file manager e la recuperi da lì senza doverla ricaricare, trovarla sul tuo computer e ricaricarla ogni volta. Vabbè, non ci interessa creare un nuovo account, l'ultima cosa è cambiare lingua. Questa è la lingua non del modulo di descrizione che ti ho fatto vedere prima, ma la lingua dell'interfaccia. Non c'è l'italiano. Ogni tanto qualcuno mi chiede, ma questo tool esiste in italiano? Purtroppo i tool decenti spesso non sono in italiano. Però hai visto che le funzionalità sono sempre quelle, diciamo, no? Cioè una volta che guardi un tutorial come questo, impari le basi, poi non è che devi stare a leggere ogni volta, no? Le voci, sai già dove devi cliccare. Se proprio proprio non ce la fai, usa Google Translate e traduci la pagina. Non garantisco che tutte le funzionalità funzionino anche con Google Translate, però puoi sempre provarci. La assistenza risponde via chat tipo in 5 minuti, però è solamente in inglese. La chat è disponibile solo se paghi, però altrimenti devi aprire dei ticket, perché ti faccio vedere sulla pagina, eccolo qua, il live chat support non c'è nel piano gratuito, invece nel piano a pagamento, in piano gratuito c'è la versione, il supporto via email. Fino adesso ho avuto poco bisogno, ma mi hanno aiutato molto. Ecco, questo è MailerLite. Abbiamo visto tutto quello che può fare. Spero che tu ti sia reso conto di quanto puoi fare. Tu puoi partire con l'account gratuito, e importare i tuoi iscritti, creare i moduli direttamente in MailerLite, incorporarli nel tuo sito, condividerli con i tuoi iscritti YouTube, con chi vuoi, e creare le landing page direttamente dentro MailerLite, far crescere la tua lista email, mandare i broadcast, far partire le automazioni, cioè uno si iscrive e gli mandi per esempio la lista dei tuoi articoli o dei tuoi video più belli in automatico, tutto con il piano gratuito. Ti ho spiegato durante il video quali sono i limiti del piano gratuito e hai visto che non sono limiti, non sono funzionalità necessarie, sono funzionalità aggiuntive che sono comode ma non ti cambiano la vita se sei all'inizio, ma probabilmente anche se sei più avanti. Se usi poi il tool di pulizia o comunque in qualche modo controlli, tieni controllato il numero di iscritti, per arrivare a 1000 iscritti ci vorrà un bel po', avrai tempo di fare tanti esperimenti, di far crescere il tuo sito, di far crescere il tuo traffico, eccetera. Con 1000 iscritti, entro i 1000 iscritti potrai già cominciare a lanciare il tuo prodotto, a quel punto avrai abbastanza soldi per pagare i prezzi miseri in realtà di MailerLite, perché voglio farteli rivedere. Si tratta di quando per esempio vuoi andare a 2500 iscritti, si tratta di all'anno in euro 109 euro all'anno, cioè se tu hai un prodotto in vendita 109 euro li fai tranquillamente, ovviamente. E quindi guarda, ti ripeto, ti consiglio MailerLite 1000 volte, per ora è il tool migliore che io abbia trovato per chi comincia ed è il più economico anche in generale. Noi abbiamo già un altro tool che è più potente di questo, ma in realtà le sue funzionalità avanzate non le usiamo, quindi stiamo valutando seriamente di passare a MailerLite, però ormai quell'altro l'abbiamo pagato, dobbiamo aspettare che finisca l'abbonamento. E l'ho anche consigliato ad alcuni clienti per cui sto lavorando alla crescita della lista email. Ecco, spero di esserti stato utile, spero che passerai il più presto possibile a creare la tua lista email se non l'hai ancora fatto. Vai nei link in descrizione per appunto i tutorial sulla lista email. Se hai qualsiasi domanda mettila nei commenti, eventualmente anche per video di approfondimento. E se ti vuoi iscrivere a MailerLite, usa il link magari in descrizione, che è un link affiliato, te lo dico, e lo prenderò come ringraziamento per questo tutorial. E se hai bisogno di aiuto a far crescere il tuo business online, raggiungici nella nostra lista email, tanto per rimanere argomento, si chiama, la trovi su italianindie.com, si chiama Idee Sicure e noi ti mandiamo regolarmente delle newsletter con riflessioni esclusive presenti solo nella newsletter e alcune risorse, articoli, tutorial, strumenti utili a far crescere il tuo business online. Detto questo, ti faccio i miei più caldi auguri per la tua via verso l'indipendenza e ci vediamo al prossimo video. Ciao!